ragazzi e ragazze, ladies and gentlemen, oggi vi volevo cogliere con questa intro un po' stegnana di quelle che ci fanno sognare. Vediamo se indovinate da dove veniva questa colonna sonora. Allora, intanto vi saluto tutti. Ciao Genite, ciao Cuore Vagabondo, ciao Giuseppe, ciao Federica, ciao Roberta Canini. E ciao Frenchy Bright e Maria o Maraia. Quanti nomi nuovi, che bello avervi qui. Allora, una piccola presentazione dovuta. Abbiamo, ciao Claudia, abbiamo iniziato la diretta con le dolci note del ballo tra Jane e Tommy Froy in Becoming Jane, proprio perché oggi è la puntata dedicata alle nostre pillole dalla vita di Jane, dalle lettere, da tutto quello che sappiamo su di lei, raccontato dal nostro Giuseppe Ieroli, come ogni sabato da ormai 3 settimane a questa parte. E quindi non potevamo che accogliervi con le note di Lady Grounds Ball, The Hole in the Wall. Anche perché se siete parte del nostro club, sapete che questo ballo non manca mai, cioè è molto semplice, quindi facile da imparare anche per chi non ha mai, diciamo, danzato o preso parte a una quadriglia, una contraddanza. È un ballo molto semplice e che è facile da apprendere all'istante, e poi riporta le note di questo film che quasi tutti gli amanti e gli appassionati della Austen hanno visto. Ok, qui è passato a un'altra scena, potrei incantarmi al monitor, quindi torno con voi. Ciao Miki, come dicevo vi abbiamo accolto con Hole in the Wall oggi, era tutto per presentare Giuseppe che ha già inviato la richiesta, non perdiamo altro tempo, lo faccio entrare. E per chi appunto ci segue da oggi, dalla prima volta, noi siamo un club letterario in carne e ossa, quindi sì, abbiamo tanti canali social, però ci incontriamo 1-2 volte all'anno da 10 anni. Questo è il nostro 10° anniversario. Ovviamente in questo momento siamo tutti ognuno nelle nostre case, però abbiamo riscoperto, diciamo, i social da cui siamo nati per rivederci, ritrovarci e prendere il tè assieme ogni giorno alle 5. Ok, adesso do la parola a Giuseppe, che così sarà il nostro con Jane e i suoi amori. Ci sei, Giuseppe? Ciao Giuseppe! Ci siamo! Mi sento, molto più forte, aspetta che abbasso un pochino. Più forte, allora io forse allontano anche un po' perché chissà. Ecco, no, così va meglio, tu mi senti bene? Io ti sento bene, sì. Parleremo anche di quel film, fra l'altro, visto che hai citato Becoming Jane. Mi hai dato l'assist ieri, io volevo cogliere con Becoming Jane, quindi. Beh, certo, perché poi, insomma, la vita amorosa di Jane Austen è... Il fratello scrisse che la sua vita in genere era priva di eventi, per cui si può immaginare che anche la sua vita amorosa sia priva di eventi, insomma. In realtà però non è così, insomma. Vedremo adesso nella chiacchierata che faremo, insomma, io ho tirato fuori dalle sue lettere, dai documenti, dai memoir familiari e così via, almeno 6 persone che potrebbero far parte della vita amorosa di Jane Austen, insomma. Fra i quali ovviamente c'è anche Tommy Froy, insomma. Però ce ne sono altri 5. Che forse non era il più importante, cioè, oddio, dal film sembra che sia stato il suo grande amore. Beh, diciamo che non so se sia stato il più importante, sicuramente è quello per il quale abbiamo più documentazione, cioè perché abbiamo praticamente 3 lettere sue dove parla di Tommy Froy e ne parla facendo capire che sicuramente c'è stato un flirt, c'è stato qualcosa, insomma. Qualcosa, sì, di profondo, o qualcosa più di un ballo, ecco, dai. Sì, sicuramente sì, insomma, adesso lo vedremo quando vi leggerò questi brevi pezzi dalle sue lettere, che insomma, si capisce che non è stata una semplice conoscenza. Insomma. Poi sappiamo... Però Tommy Froy non è stato il primo, perché molte volte si tende a dire che Tommy Froy sia stato il primo flirt di Jane Austen, no? In effetti diciamo che forse può essere anche vero, perché è stato il primo flirt, appunto, come dicevo prima, del quale abbiamo documentazione abbastanza probante.
Ma prima di lui, però, diciamo un paio, perché Tony Floyd parliamo del 1796, le feste di Natale del 95, poi lui è rimasto fino ai primi di gennaio del 96, e la lettera in cui lei ne parla è del 96. Questo invece di cui vi parlerò adesso si chiama Edward Taylor ed è una persona che lei conobbe prima. Perché in una lettera proprio del settembre del 1796, cioè qualche mese dopo la partenza di Tony Floyd, che se ne andò e poi non vide più, lei scrive alla sorella. È una lettera del 15 settembre. Lei stava a Rowling dal fratello Edward, che ancora abitava lì, non a Gothamsham, e la sorella stava invece a casa a Steventon. E scrive alla sorella: siamo passati vicino a Bifronts, che era una Bifronts Park, era una tenuta che stava nel Kent, e ho contemplato con malinconico piacere la residenza di colui per il quale un tempo scioccamente stravedevo. Ecco, questo scioccamente stravedevo fa che in effetti, insomma, ci fosse stato qualcosa. Chi era questo? Era un possidente, si chiamava Edward Taylor, era nato nel 74, per cui aveva praticamente era coetaneo, aveva un anno più di Jane Austen, e stava nel Kent. Probabilmente lei l'aveva conosciuto un paio d'anni prima, perché un paio d'anni prima erano andati a trovare il cugino della madre a Adlestrop, il cugino che era Thomas Knight. E in questo viaggio erano passati per il Kent e probabilmente qui aveva conosciuto questo Edward Taylor. E oltre però a questo piccolissimo indizio, questo scioccamente stravedevo di questa lettera, abbiamo un'altra lettera, questa volta un po' dopo, del 1800, del novembre del 1800, sempre a Cassandra, in cui lei dice alla sorella: spero che sia vero che Edward Taylor stia per sposarsi con sua cugina Charlotte. Quei begli occhi scuri abbelliranno in tutta la loro purezza almeno un'altra generazione. Ecco, quei begli occhi scuri fa pensare che insomma ancora avesse memoria di questo Edward Taylor, che appunto non è molto conosciuto come flirt di Jane Austen. Se volete ve lo faccio vedere, perché anche una Sì. foto in effetti sembra. Aspetta che ti abbiamo perso. Vedo che sta caricando. Giuseppe, non so se tu ci senti. Noi. Ok. Comparsa? C'è Adesso ci sei. qualcosa? Sì, spostati un po' più a sinistra Aspetta, con vediamo un po', ecco. Esatto, ecco. Insomma, no, Non non è male, insomma, sembra sembrava abbastanza. male. Sì, non è male, insomma. E poi Edward Taylor non sposò la cugina Charlotte, come diceva lei, come dice, sta per sposarsi con sua cugina, sembra che stia per sposarsi. E invece sposò un'altra, una che si chiamava Louisa Buckingham, e la sposò nel 1802, cioè poco dopo queste lettere che vi ho letto. Insomma. E questo probabilmente è il primo, qui appunto, Jane Austen aveva, se la lettera del 96, un paio d'anni prima del 94, lei aveva 19 anni, insomma, era ancora una teenager. E probabilmente questo è il primo flirt, piccolo flirt, non si sa nemmeno se lui sapesse che dei giudizi che E Gerosse dava su di lui, insomma. l'ultima citazione da quale lettera è tratta? Ci chiedono. L'ultima citazione è una lettera dell'8 novembre del 1800, la lettera numero 25. Ok, Ma se lo dice R. Alessandra Quattrocchi che dice: ma quel ritratto di chi è, da dove arriva? E dunque, questo ritratto l'ho trovato in un post di una scrittrice che ha scritto un sequel austeniano proprio su questa vicenda, sulla vicenda di Edward Taylor. Ha fatto delle ricerche, ha trovato un memoir della famiglia Taylor e ha trovato anche questa immagine, che non so di chi sia, diciamo, l'autore proprio del disegno di Edward Taylor, che è questo, la persona appunto di cui parliamo. Quindi abbiamo una ricostruzione storica in diretta tra Sì, varie diciamo ricerche che insomma, che ha ricostruito questa autrice per scrivere questo suo libro, ha ricostruito un po' la storia di questa persona, proprio perché appunto dovrebbe essere il primo flirt poco conosciuto di Jane Austen. abbiamo fatto. Un Allora, flirt
Inedito. Beh, no, edito no, perché insomma si sa, sta nelle lettere, come no, insomma, ecco, Tony Freud ha un po' oscurato gli altri, diciamo, no? Io gli ho detto sono sei, per cui gli altri cinque sono un po' oscurati rispetto a Tony Freud, anche a causa o per colpa, non so come vogliamo dire, di Becoming Jane, che ha messo un po' in luce questo suo flirt invece con Tom, insomma. E allora adesso invece passiamo a Tony Freud. E vediamo come ce lo presenta Genoste d'Oliva, anzi come lo presenta la sorella, perché la prima sua lettera, la lettera numero 1, che è del 1796, come vi dicevo, del 9 gennaio, cioè subito dopo le feste di Natale, lei la scrive da Steventon e scrive alla sorella che stava a Kentburighella, il paese dove c'era il suo fidanzato, quello che poi morì di febbre gialla, fidanzato di Cassandra, Sì. non di Genova. Allora, lei che cosa le scrive in questa lettera? In primo luogo spero che tu sopravviva per altri 23 anni, perché era il compleanno di Cassandra. E scrive questa cosa strana. Abbiamo Questa cosa usato strana che. questa citazione per fare la cartolina di auguri a tutti qualche anno fa. Sì, appunto. E la sorella faceva 23 anni, cioè compiva 23 anni, e lei le augura altri 23 anni facendola morire a 46, poverina, insomma. Poi in effetti Cassandra morì a 72, insomma, per cui è abbastanza più a lungo di quanto aveva pronosticato la sorella. Il compleanno di Mr. Tolly Froy era ieri, perciò siete vicinissimi di età. Mi fai tanti di quei rimproveri nella bella e lunga lettera che ho ricevuto in questo momento, che ho quasi paura di dirti come ci siamo comportati io e il mio amico irlandese. Allora, probabilmente c'era prima di questa lettera una lettera di Cassandra e c'era ancora prima ancora un'altra lettera di Jenny che non abbiamo, in cui le parlava di questo flirt con Tony Freud. Poi c'era una lettera di Cassandra in cui le faceva tanti di quei rimproveri, una bella e lunga lettera, e poi c'è questa lettera di Genoste che non sembra. Che probabilmente non rassicurò molto la sorella, perché che cosa dice subito dopo? Tuttavia, dunque, no, immaginati, ho quasi paura di dirti come ci siamo comportati io e il mio amico irlandese, che è Tony Freud, che era irlandese. Immaginati le cose più dissolute e scandalose nel modo di ballare e di sederci vicini. Ecco, questo già crea un'atmosfera, insomma. Di peccato, diciamo così. Tuttavia, potrò espormi solo un'altra volta perché lui lascerà il paese subito dopo il prossimo venerdì, il giorno in cui, dopo tutto, ci sarà un ballo ad Esce. Esce era il posto dove c'era la zia, dove lui viveva, insomma, con gli zii. Un giovanotto piacevole, attraente, con modi davvero signorili, te l'assicuro. Ma sul fatto di esserci mai incontrati, salvo che negli ultimi tre balli, non posso dire molto. Perché adesso è talmente preso in giro a causa mia che si vergogna di venire a Steventon ed è scappato qualche giorno fa quando abbiamo fatto visita a Mrs. Lefroy. Dopo aver scritto quanto sopra, abbiamo ricevuto una visita di Mr. Tom Lefroy e da suo cugino George. Quest'ultimo adesso è davvero ben educato e quanto all'altro ha un solo difetto che il tempo mi auguro eliminerà completamente, che la sua giacca è decisamente troppo chiara. È un grande ammiratore di Tom Jones e quindi immagino veste con gli stessi colori che vestiva lui quando fu ferito. Questa lei fa riferimento a una scena del Tom Jones, per cui già da qui sappiamo che lei aveva letto il Tom Jones, che viene citato fra l'altro anche nel film, Tom Jones Fielding. C'è una scena in cui appunto Tom Jones viene ferito e si dice che il sangue, questo rosso, gli macchiò tutta la giacca bianca, per cui era molto visibile. E lei dice appunto, così scherzando, che il solo difetto di questo Tom era questa giacca bianca alla Tom Jones, diciamo. Perché a Jane piacevano le Allora, giacche. poi in una lettera successiva del 14. Giuseppe? Sì, dimmi. Carica. Ok. No, avevo perso la. Te eri congelata, diciamo. Sì. Allora, qualche giorno dopo, il 14 gennaio, l'altro era del 9, qui 5 giorni dopo, riscrive sempre parlando di Tom, fra le altre cose, molte altre che dice la sorella,
Dice: domani sera il nostro gruppo per Ash sarà formato da Edward Cooper, James, il fratello più grande, e perché un ballo non è nulla senza di lui, Baller, che ora sta da noi, e io aspetto con grande impazienza perché prevedo di ricevere una proposta dal mio amico nel corso della serata. Lo rifiuterò, tuttavia, a meno che non prometta di disfarsi della sua giacca bianca. Ora qui, e lei ovviamente sta scherzando, no? Lo rifiuterò a meno che non si non permetta di disfarsi della sua giacca bianca. Però, insomma, c'è, in queste due lettere si capisce che qualcosa c'è stato fra i due. Come andò a finire la cosa? Andò a finire in niente praticamente. E le altre notizie che lei ci dà di questo suo rapporto con Tony Froy sono queste che vi leggerò adesso, che sono in una lettera sempre alla sorella che adesso stava a Godmersham, questa è una lettera del 1798, parliamo di 2 anni dopo, in cui racconta alla sorella una visita di Mrs. Lefroy, cioè la moglie dello zio del Tony. Mrs. Lefroy è venuta lo scorso mercoledì e così pure gli Harwood, ma molto opportunamente la loro visita si è conclusa prima dell'arrivo di Mrs. Lefroy, con la quale, nonostante le interruzioni sia del babbo che di James, sono stata abbastanza da sola per sapere tutto ciò che poteva essere interessante. Perciò ti sarà facile credermi quando ti dirò che non ha parlato affatto di suo nipote e pochissimo del suo amico. Ora, il suo nipote era Tony Froy e pochissimo del suo amico. Chi era questo suo amico? È il terzo dei sei di cui vi ho parlato. Si chiamava Samuel Blackhall. E adesso vedremo che ruolo ha avuto nella storia amorosa di Jane Austen. A me non ha menzionato nemmeno una volta il nome del primo, cioè di Tom, e io ero troppo orgogliosa per fare domande. Anche questo è un indizio abbastanza probante, cioè si capisce che Mrs. Lefroy era in difficoltà, era un po' imbarazzata a parlare del nipote del marito. E perché era imbarazzata? Probabilmente perché all'epoca, 2 anni prima, c'era stato qualcosa fra lui e la Jane Austen, che era un'amica di famiglia, diciamo, dei Lefroy, e quindi c'era un po' di imbarazzo a parlarne con lei. E infatti lei dice: a me non ha menzionato nemmeno una volta, io ero troppo orgogliosa per fare domande, anche lei si sentiva in imbarazzo a parlare di Tom con la zia, diciamo, con la zia acquisita. Ma dopo una domanda del babbo su dove fosse, ho appreso che era tornato a Londra, diretto in Irlanda, dove è stato ammesso all'avvocatura e intende esercitare, perché poi in effetti Tony Froy farà una carriera nella Avvocato. giuridica, diciamo. Mi ha mostrato una lettera che aveva ricevuto dal suo amico Samuel Blackhall, cioè l'altro, il terzo, del 6, che adesso più o meno, mano a mano chiariremo. Mi ha mostrato di qualche settimana fa, in risposta a una scritta da lei per raccomandare alla sua attenzione un nipote di Mrs. Russell a Cambridge, vedete che anche all'epoca esistevano le raccomandazioni, verso la fine della quale c'era una frase di questo tenore. Questa è la frase che Samuel Blackhall, il reverendo Samuel Blackhall, scrive a Mrs. Lefroy: mi dispiace molto di sapere della malattia di Mrs. Austen, cioè della madre di Jane. Sarei particolarmente lieto di avere l'opportunità di approfondire la conoscenza di quella famiglia, con la speranza di suscitare in me un interesse più personale, ma al momento non posso concedermi di farlo. Questa è abbastanza criptica come cosa, però fa capire che qualcosa c'era stato fra i due. Che cosa c'era stato? Probabilmente dopo la delusione così, della fine del flirt con Tony Froy, Mrs. Lefroy, che era, diciamo, una grande amica di Jane, Mrs. Lefroy morì poi in un incidente di cavallo e Jane scrisse una delle sue poche poesie proprio in memoria di Mrs. Lefroy, che ammirava molto.
Disse Sigmund Freud che cosa fece probabilmente? Fece venire questo reverendo per forse per consolare, per offrire un'alternativa, non lo so, per quelli che si chiamano appuntamenti al buio, non lo so che cosa voleva fare, insomma. Combinare qualcosa. Combinare qualcosa, ecco, perché il reverendo probabilmente era, forse lo vedeva più adatto per Jane, non lo so, insomma, non sappiamo, sappiamo pochissimo di questa storia, insomma. E questo però dice l'opportunità di approfondire la conoscenza di quella famiglia con la speranza di suscitare meno interesse e più personale. Insomma, non sembra che ci fosse chissà quale amore enorme, insomma, fra i due. Infatti, Genoste continua così. Ciò è sufficientemente razionale, cioè queste parole di Samuel. C'è meno amore e più buonsenso in questo di quanto possa talvolta essere sembrato in precedenza e io sono soddisfattissima. Questi sono altri indizi che lei ci dà di quanto possa talvolta essere sembrato in precedenza. Cioè in precedenza c'era stato qualcosa che poteva dare l'impressione che ci fosse un'attrazione fra i due. Cioè. E continua così: tutto procederà nel migliore dei modi e si estinguerà in maniera molto ragionevole. Ecco, questa è una frase molto austeniana, no? Si estinguerà l'amore, questo amore ipotetico, si presume ci sia stato, ma non si sa Perso tempo. a quale livello, si estinguerà in maniera molto ragionevole. Ecco, questa è una cosa proprio molto austeniana, insomma. Andando. Non avrebbe mai scritto una cosa del genere, insomma, per Catherine e Heathcliff, insomma. Pare che non ci sia nessuna possibilità di una sua venuta nello Hampshire per il Natale ed è quindi molto probabile che la nostra indifferenza diverrà presto reciproca. Ecco, questo è proprio come dire, mettiamoci una pietra sopra, insomma. A meno che il suo interesse, che all'inizio sembrava scaturire dal non sapere nulla di me, si rafforzi meglio non vedendomi più, insomma, questa specie di la lontananza sai, è come il vento, insomma. Mrs. Lefroy non ha fatto commenti sulla lettera, né in effetti ha detto nulla su di lui in relazione a me. Forse pensa di aver già detto troppo. Ecco, così diciamo, finiscono i documenti che abbiamo sui due. Allora, su Tom Lefroy, prima avevo detto parliamo un attimo del film di Coming Jane. Nel film Tom Lefroy è uno scavezzacollo, no? Lo zio lo manda in campagna dagli zii per punizione. E fa pugni, no? Insieme al fratello, fra l'altro, di Jane, a Charles. Questo non è assolutamente vero. Lui, 2 anni dopo, nel 1793, anni dopo, anzi, nel 1799, si sposò con Mary Paul, una certa Mary Paul, che era la sorella di un suo, diciamo, collega di scuola, di college, ed ebbe poi 9 figli, fece una buona carriera in Irlanda, tanto che divenne il presidente della Corte Suprema irlandese, insomma, come da noi viene so, la Corte di Cassazione, penso, adesso non so che cosa corrisponde esattamente. Però in realtà era profondamente diverso dallo scavezzacollo descritto nel Del film, film. anzi, era proprio opposto. Vi leggo solo alcune righe, per esempio, di una lettera che lo zio che nel film lo punisce perché appunto era uno scavezzacollo, invece una lettera dello zio che lo zio mandò al padre. Thomas, che era il cognato, diciamo, perché lo zio era il fratello della madre di Thomas. Thomas ha tutto nel suo temperamento, nel suo carattere, che può accattivarsi l'affetto. Buon cuore, mente pronta, buon senso. E c'è così poco da correggere in lui come non mi è mai capitato di vedere in qualcuno della sua età. Come vediamo, è un carattere proprio opposto a quello del film. E la cosa è confermata anche da un suo insegnante, che scrive sempre al padre, era stato un suo insegnante nel college, al Trinity College, e scrive di Tom: per il suo grande successo al college non rivendico nessun merito da parte mia, è stato interamente dovuto alle sue doti e alla sua giudiziosa diligenza. Ecco, per cui era veramente Bravo ragazzo. una persona che era completamente opposta a quella descritta nel film. Samuel Blackall invece si sposò poi, che aveva qualche anno più di Jane. Jane, nel 1770, comunque poco, 5 anni di più.
Nel 1813 si sposò e poi morì nel 1842, cioè molto dopo Genova. E su di lui, fra l'altro, abbiamo una, piccolo, così, una piccola puntura di Genosse, una delle tante sue, nelle lettere, perché quando si è sposato, lei scrisse al fratello Frank, stava, non mi ricordo dove stava all'epoca, comunque scrisse al fratello: mi chiedo se hai avuto occasione di leggere sui giornali del matrimonio di Mr. Blackall nel gennaio scorso. Noi sì, si era sposato a Clifton con una certa Miss Lewis, il cui padre era stato ultimamente Antigua. Mi piacerebbe molto sapere che genere di donna sia. Lui era un esempio di perfezione, la personificazione di una chiassosa perfezione che ricordo sempre con stima. Ecco, questa chiassosa perfezione, poi se ci ricordiamo quella frase che lei scrisse alla nipote Fanny in una lettera, è come sai, la perfezione mi dà la nausea, mi rende perfida, si capisce che insomma questo, il ricordo di questo Samuel Blackwell non era in Una effetti molto, molto grande. positivo, non era rimasto nella sua mente come un grande amore, anzi, probabilmente l'opposto, insomma. Qualcuno scrive: lui il reverendo descritto in Jane Austen Regrets. Ti No, no, ricordi? ecco, quello è un altro, adesso ci arriveremo, è il sesto, Valeria, quello. aspetteremo quello. Ah, perché è una domanda, sì, è lui il reverendo, no, no, quello è il sesto, l'ultimo di cui vi parlerò, il reverendo, quello che si siede vicino a lei e le dice: ma perché non mi hai detto sì quando io te l'ho chiesto? E questa cosa in quel film è proprio dettata da quello che vi dirò io poi alla fine. Allora, passiamo adesso invece intorno al 1801, cioè all'anno del trasferimento degli Osten da Steventon a Bath. Gli Osten si trasferirono, in effetti presero la prima casa al numero 4 di Sydney Place dal settembre, dal famoso San Michele, che era il giorno in cui in genere era l'inizio del trimestre autunnale in cui si cominciavano gli affitti. E nell'estate andarono nel Devon al mare, come facevano spesso. E di questo periodo, o almeno presumiamo che sia questo periodo, è una sorta di racconto su un innamorato misterioso, per il quale non abbiamo nessuna documentazione diretta. Abbiamo solo un racconto di Caroline Austen, cioè la nipote, la figlia di James, che ci racconta che cosa le disse la zia Cassandra quando ormai era abbastanza anziana e fece questo racconto al fratello che stava scrivendo la biografia di Genosse. Per cui questo racconto è in una lettera del 1870, praticamente, quando il fratello praticamente aveva finito di scrivere la biografia Allora lei dice, Caroline dice, racconta che la zia era andata da lei nel 1828, sta parlando di una cosa che la zia le ha raccontato nel 1828, cioè praticamente 40 anni prima del 1870 in cui è stata scritta questa lettera. E lei stava a Newtown con la madre, che era già diventata vedova, il padre era morto. E conobbero un certo Henry Edridge, una persona molto gradevole, di bell'aspetto, e lei racconta questa cosa così in questa lettera. Mia zia Cassandra ne rimase molto colpita e io rimasi colpita dalle sue lodi, visto che era così raro che si esprimesse apprezzamenti su degli estranei. Successivamente, in un'altra occasione, non ricordo esattamente quando, parlò di lui come di qualcuno insolitamente dotato di tutto ciò che poteva risultare gradevole. E disse che gli rammentava molto un gentiluomo che avevano incontrato un'estate quando erano al mare, credo che disse nel Devonshire. Non credo che precisò il posto, e sono certa che non parlò di Lyme, perché altrimenti Lyme Regis, che è il famoso posto della tasca dove cade Luisa in Persuasione e così via, perché altrimenti me ne sarei ricordata, che sembrava molto attratto dalla zia Jane. Suppongo che la conoscenza si prolungò per alcune settimane e che quando dovettero separarsi, immagino che anche lui fosse un turista, ma la sua famiglia poteva risiedere anche là vicino,
Lui insistette per sapere se l'estate successiva sarebbero tornate, lasciando intendere, o dicendo esplicitamente, che lui sarebbe stato di nuovo lì, in qualunque posto si fosse trovato all'epoca. Posso solo dire che l'impressione di zia Cassandra era stata che si fosse innamorato della sorella e che fosse del tutto sincero. Poco tempo dopo seppero della sua morte. Anche Mr. Henry Eldridge morì improvvisamente, poco tempo dopo averlo conosciuto a Newtown, e suppongo che fu proprio la coincidenza della morte prematura a spingere la zia a parlare di lui, dello sconosciuto. Sono certa che lo ritenesse degno della sorella dal modo in cui ne parlò, e anche che non avesse dubbi sul fatto che sarebbe stato un corteggiatore che avrebbe avuto successo. Ecco, questa è l'unica cosa che sappiamo di questo corteggiatore misterioso. È stato scritto anche un libro su questa storia, un libro che però alla fine così, fa l'ipotesi che potrebbe essere il reverendo Samuel Blackall, quello che abbiamo visto prima in coincidenza con Samuel, cosa che è impossibile perché Samuel Blackall non morì in quell'anno, ma morì molto dopo, si sposò e morì nel 1800. Abbiamo detto prima, negli anni 40, mi sembra. E così finì questo innamoramento, questo innamorato misterioso di cui non sappiamo praticamente nulla. E l'unica cosa che sappiamo è questa lettera di Caroline che parla della zia. Ora, Cassandra potrebbe essersi inventato tutto, Caroline potrebbe essersi inventato, non lo sappiamo. Sappiamo solo questo, insomma, ed è rimasta abbastanza famosa questa cosa, questo innamorato del Deoshi. Adesso passiamo alla vicenda forse più famosa RB delle Withers. nostre, Alice B. Guiter, 2 dicembre 1802 a Manydown, un posto sempre nell'Hampshire, abbastanza vicino a Steventon. Tra l'altro il palazzo dove abitavano i B. Guiter non esiste più. Io sono andato nel paese dove c'era il palazzo. E ho visto, cioè, l'unica cosa che è rimasta di questo palazzo nella chiesa del paese, in una delle vetrate vicino che dà sul cimitero della chiesa, c'è proprio disegnato il palazzo dove abitavano i Big Wheater, che però appunto non esiste più, è stato abbattuto, mi sembra, negli anni 50, una cosa del genere. Ma quindi questo è stato aggiunto perché è collegato a Jane Austen, c'è cioè questo disegno. No, no, era dell'epoca, perché Ah! i Witer erano un po' i padroncini dell'epoca, cioè i Ah, possidenti del luogo, però la casa poi è stata appunto abbattuta perché forse era in rovina, non lo so. Insomma. Che cosa successe? Che sia lei che Cassandra andarono a Manydown nel novembre, alla fine di novembre, a trovare le sorelle di Harris B. Guiter, che erano Aledea e Elizabeth, che erano amiche loro, amiche d'infanzia, tant'è vero che furono quelle che poi trovarono sia a Jane che a Cassandra la casa in affitto a Winchester, quando appunto andarono e poi lì morì Jane Austen nel 1817, per cui questa amicizia poi rimase nel corso degli anni. Erano andate a trovare le sorelle Wither. Perché è una cosa strana, nella famiglia i maschi si chiamavano Big Wither perché erano legati a un'eredità. Era spesso all'epoca si prendevano i doppi nomi quando si ereditava qualcosa, come successe con il nipote di Jane Austen, che si chiamava Oste, però prese anche il nome dello zio, cioè il fratello della madre, quando ereditò le proprietà del no. Knight era il fratello che prese il nome di chi l'aveva adottato. Lui invece si chiamava Austen Lyge perché Lyge era il nome, nome diciamo, da nubile della madre, che era il nome ovviamente del fratello. E all'epoca si prendeva questo nome. Però nella famiglia Big Wither non si sa bene perché i maschi si chiamavano Big Wither, le ragazze invece, le donne, continuavano a chiamarsi solo Wither, cioè il nome della famiglia iniziale. Senza troppe eredità. Sì, non si capisce bene, presumo perché appunto l'eredità era solo maschile, probabilmente, solo in linea maschile. Forse loro hanno detto: no, noi non ci vogliamo chiamare come chi lascia i soldi solo, era un po' come Mrs. Austen, insomma.
Allora, che cosa successe? Che loro, Jane e Cassandra andarono a trovare queste amiche loro. Harry, che era abbastanza più giovane, era nato nel 1781, aveva 6 anni meno di Jane, insomma, era abbastanza giovane, nel 1802, era nato nell'81, aveva praticamente 21 anni, mentre Jane ce n'aveva già 27, insomma. Lei aveva la stessa età della protagonista di Persuasione. In cui 27 era un po' una specie di punto di passaggio. Prima dei 27 eri una ragazza in cerca di marito, dopo i 27 diventavi una zitella praticamente. Come Charlotte Lucas, più o meno. Io come Charlotte Luca che aveva 27 anni e che si sentiva già una zitella, insomma. Allora lei e la sorella andarono a trovare queste amiche e la sera del 2 dicembre Harry Sweetwater. Non si sa insomma quali erano stati i prodromi di questa cosa. Mi fece la proposta di matrimonio, disse cioè, se la voleva sposare e lei in quel momento accettò. La cosa poi è rimasta famosa è che invece il mattino dopo lei si tirò indietro, gli disse che non niente, ci aveva ripensato. Andarono subito via, ovviamente, perché insomma, erano un po' in imbarazzo. Tant'è vero che per un paio d'anni si videro molto poco anche con le loro amiche, perché c'era un po' di imbarazzo fra le due famiglie. Tornarono a Steventon, dove c'era il fratello James con la moglie Mary, e chiesero al fratello di riaccompagnarle subito a Bath perché insomma erano troppo agitate per rimanere a Steventon. Tant'è vero che il fratello, questo lo sappiamo dal diario di Mary, dalla moglie di James, disse loro: vabbè, aspettate, insomma, vi accompagno domani, dopodomani. E loro invece furono talmente insistenti che il fratello, torto collo, le portò subito a Bath, insomma, le accompagnò subito a Bath, perché come sappiamo all'epoca non era ammissibile che due donne da sole, insomma, viaggiassero. Ecco. Allora, Lo dice Giuseppe, questa cifra dei 27 derivata da Richardson? non lo so perché in Richardson finora non ho trovato. Io sto traducendo adesso Sir Charles Grandison, però ancora i 27 non sono. C'era forse qualcosa in Cecilia, cioè i 27 anni, ma non lo so se Richardson, non so nella Pamela se c'è qualcosa del genere, ma non credo però. Clarissa fra l'altro l'ho letta solo così a spezzoni per cui non la conosco molto bene. Clarissa è enorme, poi ho 2000 pagine, un romanzo enorme, insomma, un po' come anche se Charles Grandison. Però non sappiamo se i 27 derivino, è un'invenzione di lei o era una cosa normale per l'epoca, insomma. Ora, Richardson, Pamela, no? Sì, vero? Un flash. Sì, Pamela, Clarissa e Sir Charles Grandison. Invece Fanny Burney scrisse Cecilia che era Evelina, quella che c'è anche in italiano. Evelina, Cecilia e un terzo, Camille, no. Vabbè. Sì, un altro, adesso non mi Un altro. viene in mente. Erano tre, poi un altro, un quarto che è meno famoso. Allora, di Harry Sweetwater. Non sappiamo bene quello che successe perché appunto abbiamo solo queste piccole frasi nel diario di Mary Austen, la moglie di James, insomma. Ah, ecco, Camilla, diceva Romina Angela. Camille, infatti. Però abbiamo una piccola descrizione sempre di Carolina, che è molto è stata molto attenta alla zia, abbiamo molte, molte memorie sue, insomma, praticamente era la terza figlia di James del fratello maggiore che ebbe una figlia con la prima moglie Anna e poi due figli, un maschio e una femmina con la seconda moglie che era Mary Lloyd, sempre un'amica di famiglia, insomma, che era la sorella poi di Martha Lloyd che visse con le Orton e che poi sposò in seconde nozze il fratello Frank, insomma c'è tutto un miscuglio di cose fra amicizie, parentele, insomma. E secondi matrimoni.
Secondi matrimoni, te, 11 figli, insomma, Frank ebbe 11 figli con la moglie, poi la moglie morì di parto e si risposò qualche anno dopo, appunto, con Marta, insomma. Quindi le famiglie allargate già c'erano, insomma. Erano allargati anche perché i figli, beh, calcola che i fratelli Genosten, vabbè, uno era, sappiamo che aveva un qualche handicap, Giorgio, Henry non ebbe figli, James ne ebbe tre, poi gli altri invece, Charles ne ebbe 8, 4 con la prima moglie e 4 con la seconda, che era però la sorella della prima. Insomma, si sposò con la prima moglie, morì la prima moglie sempre di parto, si sposò con la sorella. Edward ne ebbe 11 con la moglie che morì di parto anche lei e poi non si risposò più e Frank ne ebbe ancora 11 sempre con la moglie e poi si risposò con Martha Lloyd, ma erano già anziani, no? Non ebbero altri figli, insomma. Per cui Sono lei parenti ancora in vita di Jane Austen. parenti Beh, ancora in due, saranno. tra l'altro la protagonista, una delle protagoniste del sceneggiato del 95, Chancellor, è una discendente diretta di Edward, del fratello di Genosse. Ovviamente suoi no, perché lei non ebbe figli, ma di Edward specialmente ce ne sono, insomma. Fino a pochi anni fa erano i proprietari di Chawton House, adesso c'è la biblioteca delle donne, insomma. E questa è quella che ha fatto Miss Bingley nel Orgoglio e Pregiudizio del È 95. vero, È una è vero. discendente diretta di Edward Austin. Insomma. Io ho ricostruito nel mio sito, c'è tutta la ricostruzione dell'albero genealogico dell'attrice, fino ad arrivare appunto a lei, partendo da Edward Austin. Famosa anche per 4 matrimoni e un funerale, sì, dove faceva aspetta, come la chiamava, l'altra faccia di chiudo. La faccia di chiudo. Jane Austen Allora, forse si di troverebbe una Alice fortuna B. dopo. Guider, abbiamo un piccolo ritratto che forse ci fa capire perché Jane Austen poi insomma si Perché si pentì durante la trasferisce. notte. Ah, ecco, teniamo presente questo, dimenticavo di dirlo. Alice B. Guider era un buonissimo partito. In Miss Austen Regrets, la madre nel film, la madre la rimprovera aspramente per aver rifiutato Alice B. Guider, perché dice avresti potuto sistemarci, era un possidente, aveva molti soldi e avresti potuto sistemare tu, ma anche me e tua sorella praticamente, Sandra. invece di farci rimanere così senza. A Roma si diceva una scarpa e una ciabatta, insomma, ecco, rimasero quando morì. Quindi abbiamo Allora, un ritratto di Alice. come lo descrive Carolina? Mr. Wither è una persona molto ordinaria, goffa e con modi piuttosto rozzi. Sembra un po' il Mr. Collins del 95, detto così, no? Non aveva nulla che lo raccomandasse se non la grossezza. Era un uomo piuttosto robusto e non c'è bisogno di cercare ragioni nascoste per capire perché non dovesse piacere a una giovane donna. Insomma, era bruttarello, grosso, goffo. Insomma. Ecco, questo qui non si vede, qui non sembra. Però Non questa descrizione di Caroline invece fa capire che fo forse era un po' diverso dopo, non lo so. Molte avrebbero accettato di sposarlo anche senza amore e credo che quando poi si sposò la moglie lo amasse e che furono una coppia felice. Tant'è vero, lui si sposò nel 1804 e con una certa, chi era? Sì, Anne Hogfried, ed ebbe 10 figli, anche lui insomma, figliò molto. Allora, aveva molto buon senso e nella vita fu molto rispettabile come gentiluomo di campagna. Presumo che i vantaggi che era in grado di offrire, la gratitudine che lei provava per il suo amore e la lunga amicizia con la famiglia, indussero mia zia a decidere che l'avrebbe sposato quando glielo chiese. Ma che dopo aver accettato si sentì molto infelice pensando che la posizione e la ricchezza che lui avrebbe certamente avuto non avrebbero potuto cambiarlo, cioè, insomma, rozzo e grosso sarebbe rimasto, insomma. Lei stava nella casa del padre, il vecchio Mr. Wither era ancora vivo, e senza dubbio non avrebbe dovuto dire di sì quella sera, ma io l'ho sempre rispettata per il coraggio che ebbe nel cancellare quel sì il mattino dopo. Avrebbe goduto di tutti i vantaggi materiali e aveva l'età per rendersene conto perfettamente, insomma, cioè, 27 quindi anni. non era provveduta, insomma.
ragazzina, insomma, che stava pensando all'amore così romantico. Le mie zie avevano ben poco del loro e alla morte del padre e della madre si sarebbero trovate loro, scusa, alla morte del padre, loro e la madre si sarebbero trovate, come ben sapevano, in una situazione molto precaria. Infatti dovettero, quando morì il reverendo Oste, dovettero intervenire i fratelli per dare qualcosa alle sorelle e alla madre. Credo che molte giovani donne in circostanze simili avrebbero accettato di sposare Mr. Wither, confidando di poterlo amare dopo il matrimonio. Questa è una cosa che si dice molto, no, nei romanzi dell'epoca. Vabbè, intanto sposatevi, poi piano piano imparerete ad amarvi. Insomma, è quello che dice Carolina, dice, molte giovani donne l'avrebbero sposato sperando che poi l'avrebbero amato dopo. Insomma. E Qualcuno ha così. scritto, scusami, una specie di Mr. Radford? Qualcuno scrive, non so in merito a che cosa. Silvia Mr. Rushworth, ma quello di. Rushworth. Ah, Rushworth. Ah, Rushworth. Ah, sì, beh, potrebbe essere, insomma. Ecco. L'inizio della descrizione mi fa pensare appunto al protagonista di Mr. Collins del 95, grosso, no? Molto ordinario, goffo e con modi rozzi, insomma, non aveva nulla che lo raccomandasse. Però sì, in effetti potrebbe essere anche Rushworth di Massive Park, insomma, che come dice Edmund alla cugina, se non avesse 12.000 sterline all'anno di rendita sarebbe un imbecille, insomma. E, insomma, anche qua si capisce che Quello non è diciamo che solo. fa più gradevole, diciamo. Allora, arriviamo adesso, a che ore sono? Che vabbè, io ho perso un po' Va bene, il. 9:46, ma abbiamo ancora 8-9 minuti Allora, abbondanti, forse devo chiamare. niente, siamo arrivati al sesto e qui torniamo a quello che chiedeva qualcuno prima, quello del reverendo del film Lo in sapevo. italiano, che l'abbiamo chiamato Io Jane Austen, no? Jane Austen e i Io Jane rimpianti di Austen, Jane Austen? Aspetta. no, i rimpianti di Jane Austen è la traduzione letterale del titolo inglese, insomma. Qui dice Mr. Rushworth, però Ah, era sì, io completamente. Jane Austen, sì. Però ecco, Iris Big Wither, Alessandra dice che Mr. Rushworth era cretino, anche Iris Big Wither da questa descrizione, insomma, non sembra una cima, ecco, anche da altre cose, perché lei lo cita in altre due o tre lettere, insomma, non sembra che Ma fosse. forse Jane avrebbe bypassato magari l'aspetto estetico, ma per lei può essere forse importante che fosse al suo livello, cioè Beh, nel insomma, senso. sì, forse l'aspetto fisico era meno, ma credo che lei l'abbia, diciamo, rifiutato poi non per l'aspetto fisico, più che Ecco, altro appunto. per l'aspetto mentale, insomma, forse il confronto con Rushworth non è completamente sbagliato, insomma. Allora, veniamo a Edward Bridges. Chi era Edward Bridges? Edward Bridges era uno dei tanti figli, ne aveva pure lui 11, 12, mi ricordo. Di un baronetto che abitava a Goodnestone, vicino a Godmersham. Edward Austen, il fratello ricco, sposò una delle figlie, Elizabeth. E questo Edward Bridges era un reverendo, perché non era il primogenito, per cui ovviamente i non primogeniti dovevano cercare un lavoro, o erano militari, sappiamo, o erano ecclesiastici. Lui diventò reverendo In alcune lettere, non in questa che vi leggerò adesso, che è l'indizio che ci fa capire che qualcosa successe fra i loro. Aspetta, vediamo un attimo che dice Alessandra. Qua Jane Austen, che io l'ho sempre presa come una terza persona singolare sul modello della canzone. Ah, vabbè, sì, può darsi, però insomma, credo che la traduzione letterale sia i rimpianti di Jane Austen, che aveva il pianto di aver rifiutato, non lo so adesso che cosa intendevano nel titolo del film, insomma. Allora, questo è. Forse, beh, perché ha una connotazione un po' triste poi alla fine, cioè nel senso, forse in generale. Nel senso che lei poi alla fine i suoi rimpianti forse non sono stati questi. I rimpianti del film furono che sono alla fine, quando lei si accorge di essere malata, rimpiange di non poter più essere d'aiuto alla famiglia, perché lei con la sua scrittura intendeva essere della famiglia nel film e credo anche nella vita, insomma.
E forse diceva: se avessi accettato Harris di Guiter, La mia comunque famiglia. sarei stata in grado, però magari non sarei stata diventata agnostica, non sarei stata la scrittrice che sono. Insomma. Adesso, poi, quanto fosse consapevole della sua grandezza come scrittrice, non lo sappiamo, ovviamente. Non sappiamo quanto lei pensasse di poter rimanere nella storia della letteratura. Insomma. Allora, parlavamo di Edward Bridge. Allora, era il cognato praticamente di Edward, era un reverendo. E che cos'è che ci fa pensare al fatto che ci fosse stato più che qualcosa fra loro due, ci fosse stata una sua proposta di matrimonio? Una frase molto breve in una lettera di Jane a Cassandra del 1808. Cassandra era Godmersham, sempre dal fratello, perché Cassandra andava ogni volta a Godmersham quando la cognata Elizabeth doveva, la moglie di Edward, doveva fare un figlio. Siccome ne fece 11 di figli, insomma, ci andava Era abbastanza spesso. spesso, una volta l'anno, insomma, ecco. Più o meno una volta l'anno, una volta due, secondo quanto durava forse l'allattamento, non lo so com'è. Però insomma, 11 figli, per cui ci andava molto spesso, tant'è vero che stava lì quando morì Elizabeth dopo l'11º figlio. E lei nel 1808 scrive Jane a Cassandra da Southampton, perché nel 1808 erano a Southampton insieme al fratello Frank, si erano trasferiti da Bath, ma ancora non erano andati a Chowton, andranno nel luglio del 1809 a Chowton. E scrive in questa lettera, parlando della vita a Godmersham, gli chiede delle cose sulla famiglia di Edward e così via. A un certo punto dice: Mi fa piacere che vedrai Harriet, che era un'altra sorella, sempre figlia del baronetto, un'altra cognata di Edward. Mi fa piacere che vedrai Harriet, dalle i miei saluti affettuosi. Mi auguro che tu possa accettare l'invito di Lady Bridge è la moglie del baronetto, insomma, cioè la vecchia, diciamo, moglie del proprietario di Goodnestone. Anche se io non ho potuto farlo con quello del figlio Edward. Cioè, lei dice alla sorella: mi auguro che tu possa accettare l'invito di Lady Bridges, anche se io non ho potuto farlo con quello del figlio Edward. Questo è l'unico indizio che abbiamo del fatto che probabilmente, che cos'era questo invito? Che invito poteva fare Edward Bridges a Jane Austen se non quello di sposarlo? E solo su questa piccola frase, ma anche su alcune altre piccoli accenni che lei fa a Edward in altre lettere, accenni nelle quali, dove lei praticamente mette in luce il fatto che Edward era molto premuroso verso di lei. Ce n'è una in un'altra lettera in cui dice: Edward sa che a me piace molto il formaggio, per cui mi ha tostato il formaggio proprio come piace a me, cioè come per far risaltare il fatto Che che lo questo sapesse. Edward fosse, insomma, attirato da lei, attratto da lei, per cui aveva molte premure verso di lei. E poi questo invito che io non ho potuto fare, non ho potuto accettare l'invito di Edward, sembra proprio che fosse un invito al matrimonio. Perché poi sembra anche così? Perché nella stessa lettera lei continua così: anche se io non ho potuto farlo con quello del figlio Edward, è una donna simpatica e mi onora ricordandosi di me. Ti ricordi se la famiglia di Manydown usa distribuire la torta di nozze? Allora, qui intanto ci dice, ci fa capire che un'usanza dell'epoca era il fatto che la torta di nozze venisse poi distribuita agli amici anche del circondario, e lei ne parla anche in altre lettere per altre nozze. Però che cosa fa pensare che il rapporto, cioè l'invito di Edward fosse di sposarla? Perché lei subito dopo parla di torta di nozze, come se facesse una sorta di collegamento tra le due cose, insomma, no? Le torte di nozze alla famiglia di Manydown, cioè praticamente la famiglia di Harris Bequeath, e la presunta proposta di Edward, il presunto invito di Edward, che noi consideriamo che
potrebbe essere una proposta, insomma. Un Questo fatto riferimento che che magari ti lei iniziano ad accoppia essere le due cose sembra quasi una coincidenza, insomma, una cosa, uno sta parlando di una cosa e pensa a una cosa simile, insomma, parla di Edward e pensa alla torta di nozze, per cui si presume che stia parlando più o meno della stessa cosa, insomma. chiedono sempre che Però, lettera è questa, Giuseppe. allora, questa è la lettera 57 del 7 ottobre 1808 che lei scrisse da Southampton a Godmersham, 57 del 7 ottobre 1808. E questo è l'unico indizio, diciamo, non certo, ma abbastanza probante del fatto che anche Edward Bridges fece una Proposta. proposta di matrimonio a Genose che ovviamente lei rifiutò, perché dice: non ho potuto accettare l'invito, perché ormai lei probabilmente qui parla di qualcosa avvenuto dopo Bath, cioè dopo il 1805, dopo la morte del padre. Qui stiamo parlando di quando lei ormai era, diciamo, si considerava ormai una donna non più in attesa di matrimonio, insomma, ecco. Allora, poi Bridges, visto che abbiamo visto tutti che fine hanno fatto tutti gli altri cinque, vediamo anche Bridges che fine ha fatto, anche se c'è un piccolo particolare che adesso vi dirò. Bridges poi si sposò nel 1809, cioè un anno dopo di questa lettera, si sposò con Harriet Foote. Harriet Foote era di un'altra famiglia conoscenti degli Austen. E lei, in una lettera del 1813 al fratello Frank, che a quell'epoca era imbarcato e stava nel Mar Baltico, facevano una sorta di guardia del Mar Baltico, gli scrive questa cosa qui: abbiamo avuto a colazione la visita inaspettata di Edward Bridges, di passaggio da Ramsgate, dove sta sua moglie, alle Henham, dove sta la sua parrocchia, e domani pranzerà e dormirà qui sulla via del ritorno. Sono stati tutta l'estate a Ramsgate per la salute di lei, povero tesoro, il tipo di donna che mi dà l'idea di essere determinata a non stare mai bene e alla quale gli spasmi, gli attacchi di nervi e l'importanza che le danno piacciono più di qualunque altra cosa. Una bella malignità da mandare fino al Baltico. Ecco, qui sembra che stia, questa ti ricordi che l'abbiamo letta un paio di settimane fa? Nelle lettere, nei giudizi tranchant di Jane Austen, insomma, su questa donna che sembra una sorta di ritratto di Mrs. Bennet. Ah, sì. Palmi, gli attacchi di nervi e l'importanza che le danno piacciono più di qualunque altra cosa, insomma. E poi se lo dice da sola, che bella malignità da mandare fino al Baltico, insomma. Ecco, si dice da sola che è una malignità, insomma, una puntura molto abbastanza pungente verso questa donna, insomma. E Sarebbe venuta a prova i suoi chissà che nervi. non ci fosse qualche punta di gelosia dietro a questa malignità, non lo so, insomma. Beh, così abbiamo finito i sei chiamavoli Sei, spasimanti, i sei protagonisti della vita amorosa di Genostri, in modo poi molto diverso, però abbiamo abbiamo chi visto, no? Abbiamo visto uno che era amato forse da lontano, un altro che l'ha conosciuto, l'altro che non era proprio romanticone, insomma, Edward Bridges che non si sa bene, Alice Beguiter che le chiese e le disse di sì e poi disse di no. Insomma, abbiamo tutta sei modi di intervenire, di essere protagonisti della vita amorosa di Jane Austen, molto diversi uno dall'altro. Il Allora, qui gentiluomo di abbiamo New York paura, se ne no, paura parla. che si chiuda, mi interrompo pure che si chiude la diretta perché abbiamo Ah, due ok. minuti. No, perché a 60 minuti stacca. No, perché qualcuno stava dicendo il gentiluomo che ispirò Sydney Parker, ne avete parlato prima? Non ho idea di... No, 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 sì, dei parchi di Sandyton, no, non ne abbiamo parlato, però non è che si sa bene chi è che ispirò il personaggio Sidney Parker, insomma. Da dove C'è una nasce domanda di l'interesse di Giuseppe Roger? a cui dovrei rispondere in una puntata dedicata solo a questo. A che cosa? Da Ah, dove sì. nasce l'interesse di Rolly per Jane Austen? Ah, niente, ma è abbastanza semplice. Da dove nasce il vostro? Tutti voi che state qua, siamo in 28 adesso, insomma, sì. Penso dai tuoi romanzi. Io ho detto più volte, anche ti ricordi, anche da voi a Riccione, che la prima volta che ho letto L'orgoglio e il pregiudizio l'ho lasciato quasi a metà, non l'ho abbandonato, insomma. Sì, Poi l'ho l'avevi detto.
avevo una ventina d'anni, insomma, poi l'ho ripreso molti anni dopo e vabbè, insomma, sono diventato un appassionato lettore di Jane Austen, insomma. E nasce dalla grandezza della sua scrittura, insomma. Io venivo da 9 anni di traduzione di Emily Dickinson, di poesia, e dopo quello ho trovato in Jane Austen un altro grosso stimolo letterario, insomma. E forse più l'hai tradotta, più l'hai conosciuta e più l'hai Beh, certo, poi traducendola si